Buonasera a tutti, sono Ambrosio Ciro. Oggi vi presento una ricetta classica napoletana, gli spaghetti alla merano. Come ingredienti servono zucchine, provolone del Monaco, basilico fresco, aglio in camice. Iniziamo a calare la pasta, come prima cosa, e scusate, spaghetti di Gragnano. Caliamo circa 90 g di pasta in acqua in ebollizione, acqua e sale. Questo piatto nasce nel 1950 a Nerano, nel ristorante Maria Grazia. È un piatto che ha fatto, diciamo, la storia della cucina contemporanea. Vi spiego un po' l'esecuzione. Allora, iniziamo a prendere le zucchine e le tagliamo a rondelli. Intanto abbiamo messo una pentola sul fuoco con olio extravergine e un po' di burro. Questa è la mia versione, perché il burro nella ricetta originale non ci va. Allora, abbiamo messo anche uno spicchio d'aglio, mettiamo le zucchine nella pentola e le lasciamo rosolare. Intanto la pasta è in cottura. Mettiamo qualche fogliolina di basilico, spezzata a mano ovviamente, così non scarica l'amaro. Ecco che le zucchine si sono imbiondite. Attenzione, nella ricetta classica le zucchine vanno fritte in olio abbondante. A me non piace e ho fatto questa mia versione. La pasta è pronta, sono trascorsi 8 minuti. Mettiamo la pasta nel sugo. Ora abbiamo aggiunto la pasta alle zucchine, mettiamo 2 mestolini di acqua di cottura della pasta e iniziamo a mantecare. Adesso possiamo aggiungere il provolone del Monaco. Del basilico fresco. Continuando a mantecare, di cottura si forma una crema. E adesso andiamo con l'impiattamento. Adagiamo sopra le zucchine. Vado a mettere qualche chips di zucchine che ho preparato precedentemente, che a me piace un po' di croccante. Qualche foglia di basilico fresco. Il piatto è pronto.